Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prendetevi 35 anni per vederlo. Detto questo, ho appena finito di piangere perché la ruba ruba. Perché il Napoli, noi napoletani siamo sempre i più belli, i migliori, siamo sempre i più leali, non abbiamo mai favori arbitrali, a noi non ce ne frega un cazzo del regolamento e a noi interessa soltanto quello che va bene a noi, perché il regolamento è stato fatto per non leggerlo, perché poi noi tifosi del Napoli purtroppo non sappiamo leggere, evidentemente, quindi non riusciamo a leggerlo. Perfetto, quindi detto questo, bisogna essere chiari che la Rube ha rubato anche col Milan, nonostante il regolamento preveda che Benatia giustamente non sia stato espulso, ma noi continuiamo con questa lamentela continua dello scudetto dell'anno scorso, della Rube, di questo e dell'altro, e continuiamo a rompere le balle e a non aprire gli occhi, a farci fare il lavaggio del cervello da tutti i nostri giornalisti campani. A parte qualcuno che per fortuna si salva, parlo di tifosi del Napoli. E quindi purtroppo noi abbiamo questa malattia mentale. Sono riuscito a dire perfino che la Juventus ha rubato a Empoli per un rigore netto dato alla Juventus, e sono riuscito a dire che non era netto. Sono riuscito a trasformare il regolamento, sono riuscito a dire che quello che fanno i tifosi del Napoli in giro per l'Italia sono solo poche decine, mentre per quanto riguarda la tifoseria della Juventus invece sono sempre 300.000, piango per il lavali col fuoco, ma non mi indigno per il Torino in fiamme o per l'alluvione portali via, cantato dai miei tifosi napoletani ai sampdoriani lo scorso maggio. Ma non bastasse questo, io non mi indigno per nulla di quello che fanno i miei tifosi, perché sono i più belli del mondo, sono i più bravi, i più simpatici, noi non cantiamo mai cori contro le altre squadre, eppure di fatto mi prendo per il culo da solo dicendo queste cose. E la cosa più bella è che nego l'evidenza. Purtroppo questo è il risultato di essere tifoso di una determinata squadra, di far parte di una determinata tifoseria e di far parte di una determinata mentalità. Purtroppo sono così e molti miei tifosi come me sono così. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video e sempre fino alla fine, forza Juventus e Napoli merda. Ma vaffanculo.